Ancora un incidente mortale sul lavoro ed era il suo primo giorno. Un camionista albanese di 32 anni è morto su una delle strade che conducono alle cave di marmo di Carrara. Era il primo viaggio sui tornanti micidiali delle cave, il primo viaggio di prova perché lunedì avrebbe dovuto iniziare a trasportare detriti. I sogni di Lurand Janai, detto Yuri, 32 anni, albanese, in Italia da diversi anni e che proprio un mese fa aveva finito di pagare l'ultima rata del suo camion, si sono spenti stamani a Lorano, nel bacino delle cave di Torano a Carrara. Il camion, scarico, stava salendo i ripidi tornanti e a una curva a gomito si è spento. Ha cercato di rimetterlo in moto, ma l'operazione non è riuscita. Il tir è indietreggiato e poi è precipitato. Un volo di una trentina di metri che non ha dato scampo all'autista albanese, rimasto schiacciato nella cabina di guida. Assieme a lui c'era un collega, Pasquale D'Amico, che è riuscito a salvarsi miracolosamente, gettandosi nel vuoto, quando si è accorto che il camion precipitava. Buttati, buttati, il camion va giù. Il sopravvissuto ha raccontato in lacrime il disperato grido verso l'amico che era alla guida. Purtroppo Yuri non è riuscita ad aprire la porta e a lanciarsi, forse ha cercato fino all'ultimo di fermare quel tir che era il suo futuro. La vittima era sposato e aveva un figlio di pochi mesi. Sul luogo della tragedia ha corso anche il sindaco di Carrara, Angelo Zubani, che ha avuto parole di conforto verso il fratello della vittima che ha assistito alle operazioni di recupero della salma da parte dei vigili del fuoco. Le indagini sono affidate ai tecnici del Dipartimento ASL Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro.